Pronto? Pronto? Pronto. Dio mio, mi scusi, ho fatto, non vorrei disturbarla, ho fatto un numero a caso, sono disperato. Mi dica. Perché ride? Non rida, perché io ho commesso un atto che non avrei dovuto commettere. Non ti preoccupi, non ti preoccupi. Ma io l'ho ucciso. Oddio mio, l'ho ucciso. Ti posso essere d'aiuto? Io guardi, ho fatto un numero a caso per confidarmi con una persona, perché io l'ho ucciso, capisce? L'ho ucciso perché faceva tanto il furbino, capisce? Faceva il galletto e è entrato dalla mia ragazza. E chi ma come? Io l'ho preso! Prima gli ho strappato le palle, capito? Così. E poi l'ho preso al collo e l'ho ucciso, capisce? Ho capito. L'ho fatto fuori finalmente, però ora sono disperato perché non so cosa fare. Lei è qui di Livorno? Certamente. Io telefono. Sono qua. L'ho messo sulla tavola adesso. È lì. Non so che fare, non so che disteso sulla tavola. Posso essere d'aiuto io qualche cosa? Volete sì. Un medico? L'ho ucciso, un medico, no, io non voglio essere rintracciato, per carità di Dio, guardi, io ho fatto una telefonata per sentire una voce umana, per un consiglio. Non lo so che cosa devo fare adesso, mi dica. Ma lei non è di Livorno, però? No, non sono, io sono fiorentino. Ho sì, vabbè, che vuol dire? Sì. L'ho ucciso, l'ho fatto fuori. Io non potevo più sopportare che facesse così tanto il galletto. Ma che galletto? Ti strappo le palle, ti strappo le palle! Ma lui era al corrente di questa cosa qui? Era al corrente, di che cosa? Che lui lo sapeva o non sapeva niente? Lui o io? Cioè, questa ragazza... No, la ragazza non è stata lei a dirmelo, ma guarda questo qua che mi viene sempre dietro. Però non ha mica fatto niente, ma è lui che aveva l'intenzione, capisce? Se no uccidevo anche lei. Ma lui lo sapeva che c'era anche lei. Lui lo sapeva che c'era anche lei. Che c'ero anch'io? Sì, certo. Certo, che mi ha visto anche insieme. A volte eravamo insieme lì sull'aia. Ma l'ho ucciso io! Non potevo farne a meno! L'ho ucciso! E ora sa cosa faccio? Sa cosa faccio? Io, mi dica lei se faccio bene, lo faccio a pezzi, lo metto in frigorifero e poi a Natale me lo mangio. Sì, io così, e invito anche la mia ragazza, così lo mangia anche lei, magari non glielo dico a lei, no, guardi, non sono mica pazzo, sai, io sono una persona stimata, una persona per bene, ma l'ho ucciso! Mi dispiace. Magari lo conosceva anche lei questo qua, chissà. Se mi dice il nome e cognome, può darsi. Vuoi sapere chi ho ucciso? Sì. Lei può fare qualcosa per me? Cosa, se io le dicessi chi ho ucciso, lei cosa farebbe per me? Ma si può fare tante cose. Cioè, lei non chiamerebbe mica carabinieri? C'è un rimedio? Cioè, mi farebbe mica... Anche alla morte non c'è rimedio. Bravo, sì, però non voglio passare il resto della mia vita in galera, capisce? Ma questo qui come si chiama? Quanti anni aveva? Ora non lo so esattamente l'età, sa, è difficile. Ma il nome lo sa, nome e cognome? Nome e cognome, diciamo che non aveva né nome né cognome. Vuoi sapere che... No, anonimo, è una questione... Io, insomma, l'ho ucciso. Vuol sapere chi era? Sì. Ho ammazzato il capone. Bellina. Ho ammazzato il capone e a Natale me lo mangio, Però ci combina la cosa, Come ci combina? Faceva il galletto, la fidanzata, Come? Ci faceva il galletto con la fidanzata. Certo, gli girava sempre intorno, lì sull'aia. Ci avevi visto anche insieme, noi abbiamo una casa colonica. Bravo. Vieni a mangiare con me. Bellino. A Natale, ti è piaciuto? Bravo. Ma ci hai un po' creduto, sì? Sì. No. Sì che ci hai creduto. Comunque, come recita, bravo, Grazie. 10-10 per tutto. Grazie, grazie. Era gratis. Arrivederci. Ciao. Bravo. Buon Natale. Che carino, che bravo. È stato bravo. Mi è piaciuto molto questo qui perché ci ha creduto, no? Vorrei sapere chi ha... Pronto? L'ho ucciso. L'ho ucciso. Pronto? Pronto? Ma come? Ma dico, l'ho ucciso, tum! Ma come tum? Tum! No, si richiama! L'ho ucciso, sì! Pronto? Io l'ho ucciso, capisce?
Ma chi è? Io sono un assassino, sono un assassino, l'ho ucciso! L'ho ucciso, ma sì! Ma levati di uno! Ma mi dica chi è? Come levati di uno? Ma sposa, ma cosa vuole lei da casa nostra? No, cosa voglio io? Ma cosa vuole quella che ha detto levati di uno? Guardi, io chiamo la questura, se la smette! Ma cosa chiama lei? Ecco. Ma cosa chiama? Ma levi di uno! Ma levi di uno! io c'ho una canzoncina che faccio durante i miei spettacoli spesso alla fine, che si intitola Levati di culo. Sì, è mia, sì. Potrei cantargliela, no? E potrei anche cantargliela, perché no? È una canzoncina tutto uguale, tutto uguale. Proprio sempre si ripete, sempre uguale. È carina perché se questa mi risponde ve la faccio sentire. Sì, ma c'ho la chitarra, ma lo stesso. Levati di culo. Levati di culo. Levati di culo. Levati di culo. Tetto ma. Questa è la... e si ripete all'infinito, all'infinito. Ma come? Ma sentito? Prima lo dice lei, poi dice levati. Nonna ragazzi. Ma che gli ho detto? L'ho richiamata perché forse non ha sentito bene, perché parlava, non ha sentito bene la canzoncina. Ebbene rifagnene. Sì, è ganzo cantarla tutti in coro, e specialmente quando alla fine di una serata si dedica a certi personaggi famosi, anche politici, e così cantando facciamo, dai su, tira su che te la faccio. Non tira su e non gliela posso fare. Se non tira su, levati di culo, detto ma. Allora. Pronto? Pronto? Sì? Sì? Con chi parlo? Con me. Mi dica. La cosa è molto triste e grave, devo dire la verità. Mi scuso per averla disturbata, ma io ho un grosso problema. Sì, mi dica. Ho fatto un numero a caso perché non so a chi rivolgermi. Io l'ho ammazzato, insomma l'ho ucciso. Non so più cosa fare, hai capito? L'ho ucciso. Pronto, ma è... Ora è qui davanti a me, non so come fare, cosa mi consiglia, non so, ho molta confusione nella testa, capisce? L'ho ucciso. Se mi dici... Pronto? Sì. Se mi dici il numero tuo di telefono, provo a venirti a trovare, ti conforto un pochino. Chiama un attimo, dai. Ma io ho paura che tu invece poi chiami la polizia, carabinieri, e mi faccia arrestare. Questo io non posso dirtelo, devi dirmi, se vuoi confortare, confortami così per telefono. Non so come fare, ascolta. Io lui stava sempre dietro la mia ragazza, capisci? Ho capito. Faceva tanto il galletto, ma io non me le faccio fare queste cose, non ci ho più visto, ci ho visto rosso, gli ho strappato le palle. Ma allora senta, ha fatto bene. E poi l'ho presa al collo e l'ho ucciso. Ha fatto molto bene. Ha fatto bene? Beh, no. Perché? Alla grande, sì. Avresti fatto anche te? Sì, se l'avrei fatto anch'io. Sì? Sei in gamba. Bravo. Ma come bravo? Ho ammazzato una persona. Io fino ad adesso sono stato una persona tranquilla. Va bene, tanto... Tutta la vita sono sempre stato una persona onesta. E ora sono un assassino. E io mi sono pentito di aver fatto, ma però l'ho fatto in un momento, non so cosa mi è preso. Dio mio. Non so che dirti, mi dispiace, comunque è morto uno, poi... E cosa ne faccio? Ora cosa ne faccio? L'ho messo sul tavolo, l'ho disteso sul tavolo. Ma metti un sacchetto nell'immondizia e la butti via. Un sacchetto nell'immondizia? Sì, ma poi lo trovano. E poi lo trovo, io lo trovo. Trovano anche i neonati, trovano, figuriamoci se non trovano un... C'è una voce nuova, lì. C'è una voce nuova. È una voce nuova, allora? Che mi sembra avete già sentito su qualche radio. Su qualche radio? Sì. Non è una voce nuova? Io non, veramente, non ho mai... Radio? No, veramente! L'ho ucciso, capisci? L'ho ucciso! Forse era un amico tuo. Sì. E chi lo sa? Il culo. Può darsi che tu lo conosca anche. No. Io l'ho ucciso. Perché? Non ce l'ho amici, da un po'. Oh, guarda un po'. Madonna, ce n'hai? Porca miseria, macchine, meno mille.
Ma quanti anni c'hai? Ma tu sei un uomo o una donna che accise? No, un uomo o una donna. Guarda, non, a questo punto gli ho levato le palle, non so nemmeno se sia maschio o femmina, non so più nulla. Ho capito. Perché ti interesserebbe sapere chi ho ucciso? No. Senti, qua io te lo dico, eh. Vai a dirlo, eh. Vuoi sapere chi ho ammazzato? Vai. Ho ammazzato il cappone. Il cappone? Sì. A farlo lezzo. È Natale. Ha fatto bene. Cosa avevi capito te? Nulla. Come nulla? Non avevo capito nulla. Madonna, però io sono disperato perché mi era attaccato, era un bravo capponcino, insomma. Dio mio, perché l'ho ucciso? Niente, ci fa un bel brodino. Poi perché te lo dico, si uscina. Perché te non hai amici, non vieni, anch'io non ho amici, non vieni a mangiarlo insieme a me a Natale? Sì, se mi inviti. Ma io ti invito davvero. Dove vengo? Ma te quanti anni hai? Ho 26 anni. 26 anni, e non c'hai donne? Ma capita, sì. Ma non una fissa, No. E amici nemmeno? Neanche. Perché prima mi hai detto che ho fatto bene a ammazzarlo? Il cappone lo mangia vivo, scusa. No, il cappone, prima che ti dicessi il cappone mi hai detto buttalo nella spazzatura. Ma io lo sapevo subito che era il cappone, avevo intuito. Avevi intuito? Sì. Che bravo, lo sai che sei veramente intelligente? Gamba. In gamba, gamba intelligente. Io spero per te che tu abbia tre gambe. Sono anche io, sì. Sì? Sì. Senti, mi lasci il numero, ti vengo a trovare e si mangia il cappone insieme. Volentieri, puoi prendere nota? Vai. Scrivi? Vai. Ecco, allora, sai come mi chiamo? No. Fin Fun Fanfo. Sì, Fin Fun Fanfo, scrivi. D'origine valdostano, di sicuro. No, Fin Fun Fanfo sono d'origine meridionale. Fin Fun Fanfo, però abito in Toscana, ormai sono toscano io. Fin Fun Fanfo. Grazie a te, Fana, mi ha fatto ripigliare un po' che stamani me l'ho svelato storto. Che era successo stamani? Niente, così. Mi girava un po' coglioni e mi ha fatto un po' ridere. E come mai ti girava i coglioni? Così, lavoro, capita, sai. Ah, tu lavori? Certo. Che lavoro fai? Lavoro in fabbrica. In fabbrica? Gira le palle a lavorare in fabbrica. Tutti i giorni. Ti lascio, mi dici su che frequenza sei, ti ascolto un pochino. Ma come su che frequenza sono? Non mi ricordo. Io ti do il mio numero telefonico, così mi chiami, 111 111. Ok. Prefisso da mettere prima però, mi raccomando, 111. No, boh, ti lascio, butto giù. Sì, però non ti buttare troppo giù, No. Stai su con la vita. Ciao. Cerca sulla radio, cerca, tanto non mi trovi, non mi trovi. No, non ti cerco. Io sono un privato cittadino. Sì, ho capito. Ciao. Ciao. Mamma mia, anche lui, e gli giravano coglioni. Però avete visto, gli ho fatto del bene, gli ho fatto venire un sorriso sulle labbra. Stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...